Un caro saluto a tutti gli amici di Prossima Fermata Liscio. Lo so che è una posizione un po' poco consona, ma io sono qui con un personaggio che ormai conoscete da tantissimo tempo, ma voi non sapete che lo conoscete. Avete presente tutti i videoclip che vi passo, che tutti facciamo i complimenti e salutiamo il magico Davide Legni? Bene, Davide Legni è questo signore qua. No, non sono io. Giuro, no. Cioè, io passavo di qui per caso. Te mi hai fermato a fare l'intervista. Te chi sei? Io mi chiamo Tiziana. Tiziana, piacere. Wood, Davide Legni, esatto. David Wood. Davide, guarda, tutti i video un gran successo, perché sono tutti, mi hanno detto addirittura che sono dei film. Questi film te li fai quando? Quando dormo, praticamente, sogno molto. Mi sveglio al mattino e dico, cosa ho sognato stanotte? Adesso faccio. Poi mi viene in mente qualcuno, segno due righette e poi faccio quello che mi viene. Con un filo di gas. Diciamo che vengono così, sai come i bambini quando di notte si svegliano, pensano, a me mi vengono così. Ma quindi non bisogna, avere un motivo. Bisogna avere una capacità, cioè devi nascerci così. Bisogna essere bambino, bisogna rimanere bambino. Se tu rimani bambino, i bambini sognano, no? E tu devi sognare. Ma come fai poi a trovare le location giuste? Ah, le location, giri, quando giri devi avere l'occhio che, so, metti che andiamo al mare, io e te, no? Andiamo al mare, tac, arriviamo al mare, mi giro, vedo, oh, bella questa location. Ci porto. Tac, questa andrebbe bene per... C'è un qualcheduno che ti stimola di più, qualcheduno che ti stimola di meno, o tu ti lasci andare dalle canzoni? Le canzoni, non esiste, gli artisti sono tutti bravi, tutti uguali, e tutti artisti. È il brano che ti fa sognare, quindi può essere un artista eccelso come può essere uno alle prime armi, ma non cambia niente, per me non mi cambia niente. Ti è mai successo di trovarti davanti a un brano che ti ha lasciato il foglio bianco, che non sapevi come riprodurlo? Sì, ah, sì, tanti, eh. Ah, sì, pensavo che fosse una cosa... No, tanti. Cioè, finché non ti viene l'ispirazione non si fa il video. Capito? Cioè, uno dice, facciamo il video, bene. Quando? Quando c'è l'idea. Quando non c'è l'idea non si fa. È più difficile la parte iniziale dove devi avere l'idea per poi produrre il video, o dopo, una volta che hai tutto il girato, la post-produzione? Aia. Questa è una bella domanda, Perché un sognatore, se rimane bambino, ha voglia di stare fuori all'aria aperta, chiuso davanti a un computer, magari fa fatica, no? No, perché dopo quando sei davanti al computer è come se sei dentro al video, quindi non vedi il computer, sei dentro, capito? Sei dentro al girato, quindi non è che vedi il monitor, sei lì. Il più difficile è trovare l'idea. Quando hai l'idea che dici dall'inizio alla fine, parti così, finisce così, sei a posto. Tutto quello che viene... Io non ti chiedo quanti video hai fatto, forse non te li ricordi più neanche te, te li sei mai contati? No. Ci si stanca a fare di questo lavoro? No. Cioè ti si stancherà mai? Tu arriverai a un certo punto e dirai basta, mollo? No, è impossibile. No. È un lavoro che fai primo per passione, come chi suona. I musicisti la prima cosa lo fanno per passione, poi diventa un lavoro perché comunque devi lavorare, ma se togliamo la passione va via tutto. Davide, l'hai sempre fatto sto lavoro te? No, io sono suonato per... Ah, ecco perché sei un musicista. Ho suonato per 40 anni, 35 anni. E non ti manca il palco? Da musicista, da... Sì, un po', sì. No. Sì, no, sì e no, sì e no. Quindi musicista, bravissimo, quindi ve l'ho presentato, ho avuto piacere perché parliamo sempre di lui e in ogni puntata lo salutiamo. Peraltro tutti gli artisti che passano di lì dicono, vi faccio vedere il mio video, bellissimo, l'ha fatto Davide Legni, così almeno avete visto che faccia ha Davide Legni. Guarda che proprio mi emoziono. Ascolta, emozionato, l'ultimo gossip, Palmas. Palmas, che c'era quella cantante... Che cantante? Bella... sì. Rossa, sì. Così vai, gli ho dato 50 euro, ragazzi. Davanti, che si muoveva. Non andare oltre, che mi tocca dartene 100. Era quella? Che mi sono vergognata come un cane. Ma non è vero, ma sei stata bravissima. Era quella lì. Non voleva neanche apparire nel video. È vero? È vero? È vero? Invece? Il risultato? Sono sempre. Allora. Perché Davide è stato bravissimo. Signori, allora questo è il grande Davide Legni. No, grande, no, 1,70.
Grazie, grazie di essere stato con Saluto noi. Saluto agli amici. Grazie per questa irriverente ma simpatica intervista. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao.